Buongiorno a tutti, salve. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Piacere, grazie. Ciao. Facciamo. Buongiorno a tutti, se volete facciamo una battuta e poi andiamo lì. Dai, okay. Sono qua, sono qua. Prego, sì. Ma io ci sono un problema all'interno del documento, alcuni esclusi, alcuni non sono corsi. Noi dobbiamo fare un gruppo parlamentare che vada dal governo del paese. Se all'interno delle liste ci sono persone che non condividono i nostri valori o che sono pronte a cambiare casacca, non potranno entrare nel gruppo. Questo è semplicemente un diritto di un movimento che vuole dare la certezza ai cittadini che chi ci voterà potrà contare su un gruppo parlamentare che lavora per loro e non per i parlamentari che stanno all'interno. Quindi adesso stiamo mettendo a posto gli ultimi accorgimenti, c'era qualcuno che c'era sfuggito, ma per il resto siamo stati l'unica forza politica a selezionare le liste con le parlamentari e quindi consultando i nostri iscritti, mentre tutti gli altri hanno passato il tempo a litigare nelle segrete stanze di partito. Il caos in testa ce l'hanno i giornali e qualche partito, evidentemente, perché quello che ho letto stamattina sui giornali non corrisponde al vero. Le liste sono provvisorie e saranno presentate definitivamente lunedì, come prevede anche lo statuto del Movimento 5 Stelle. Ecco, non è preoccupato di possibili diffide? Comitato annullato. Facciano quello che vogliono, noi dobbiamo andare al governo del paese, non dobbiamo metterci a temere diffide, ricorsi. Questo è un momento per il paese in cui bisogna fare le cose che aspettiamo da 30 anni, lo dobbiamo fare con parlamentari che condividano i valori del movimento. Ma il numero delle parlamentarie, cioè quanti votanti e quanti. Adesso pubblicheremo anche insieme alle liste definitive anche i dati delle parlamentarie, così potrete avere tutti i dati. E una cosa fondamentale è che nelle nostre liste si candidano persone residenti dove si presentano, non avremo casi come la Boschi a Bolzano o Padoan che lo mandano a Siena e chissà quanti altri paracadutati in giro per l'Italia. I nostri candidati nell'uninominale li presenterò lunedì a Roma, conoscerete tutta la squadra, ci saranno tante sorprese, tante persone che vengono dal mondo dei professionisti, dell'università, della ricerca e saranno l'altra sorpresa di questa campagna elettorale. Senta, Grillo, ieri a Mestre Grillo è tornato nelle vesti di showman, insomma non ha fatto riferimenti politici. E i militanti si chiedono quale sia, se lui ha ancora un ruolo importante. Certo, il garante del movimento ha un ruolo ancora fondamentale, non può esistere il movimento senza Beppe Grillo e faremo insieme campagna elettorale anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ci sentiamo continuamente, stiamo affrontando insieme anche la gestione, la presentazione delle liste, degli uninominali, della squadra di governo. Continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e Beppe Grillo continua ad avere un suo lavoro, come ha sempre fatto, che lo ha sempre distinto da tutti gli altri che si mettevano a capo delle forze politiche e poi si facevano eleggere in Parlamento. Rimanendo sul locale, intende richiamare alcuni fuoriusciti, penso a Mussini, a Reggio, a Pizzarotti, a Parma? Non so perché dovrei. Le ferrovie sono sicure dopo il disastro dell'altro giorno? Che la domanda viene spontanea. Il disastro dell'altro giorno è stata una tragedia a serie responsabilità che vogliamo accertare. Certo, vedere un pezzo di legno sotto ad un binario, probabilmente quella potrebbe essere stata la causa, adesso lo accerteranno i magistrati, è veramente umiliante per un paese del G7, un paese che è la seconda forza manifatturiera d'Europa e che dovrebbe essere un paese che investe prima di tutto in manutenzione. Quindi i vertici delle ferrovie, il Ministero delle Infrastrutture si interroghino sulle responsabilità di quanto è accaduto. Grazie. Attenzione Luigi. Sì, mi fai strada tu. Buongiorno, come sta? Grazie. Di Maio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi seguo? Attenzione. Come sta? Bene. Da parlare. Non ti preoccupare. L'importante è che ti fa fare così. Proviamo. Onorevole. Siamo qua di nuovo. Bene. Vuoi davanti o? C'è Maria? Luca Sassi? Dove? Luca Sassi? No, si deve sedere tu.
No, no, vai, vai. Qualcuno, prego, diretti. Onorevole. No, sì. Devi stare là. Ecco. Prego, prego, No, no, prego. Venga, venga, ci mancherebbe. Prendiamo due sedie in più. Sì, magari due sedie non sarebbe. Luigi, gira che devi fare delle foto. Sì. Sì, diciamo pure. Presidente. Era di gestione negli anni 60. Lì si è fatta una valutazione del prodotto. Allora, con un'esportazione ovviamente in tutto il mondo, perché pochi minuti fa abbiamo Sto di qua, sì. Si procura un'altra seggiola? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, direi, come si dice, di cominciare. Per chi non mi conosce, sono Zampini, direttore di Coldiretti, ma credo, come si dice, che ci conosciamo quasi tutti. Allora, oggi siamo qui nella stalla dell'azienda agricola Grana d'Oro, che è un esempio della provincia di Reggio in termini di allevamento, oltre che per il fatto della produzione di parmigiano reggiano, anche per avere tutelato, difeso e in qualche modo salvaguardato dall'estinzione, insieme col fratello Luciano, quindi Matteo Luciano, la razza rossa reggiana. E questo è un aspetto importante, perché anche queste biodiversità sono attività che l'agricoltura fa per mantenere vivo e alto quello che è la bandiera del Made in Italy. Oggi con noi abbiamo l'onorevole Di Maio, l'onorevole Spadoni per i 5 Stelle. Questi incontri rientrano in quello che è un programma che come Coldiretti vogliamo portare avanti di confronto su tutta una serie di tematiche che riguardano il settore dell'agricoltura, i temi che sono cari, in un momento in cui l'agricoltura rischia anche di essere merce di scambio per accordi molto più ampi nell'ambito internazionale. E quindi a Reggio Emilia noi rappresentiamo 3.000 imprese, migliaia di imprenditori, rappresentiamo anche, come si dice, indirettamente migliaia di lavoratori agricoli che si sono insediati e lavorano nelle aziende agricole, ottenendo anche un aspetto di integrazione, visto che molti non sono italiani. Allora, su tutti questi tipi di attività ci interessa conoscere quelli che sono i pareri, le ipotesi, poter illustrare quello che sono alcune idee che, come si dice, a livello nazionale si è elaborato, condivise da tutti i territori, per un futuro dell'agricoltura. Non siamo qui a caso, siamo nella Valle dell'Enza, che rappresenta la culla del parmigiano reggiano, ma che corre un rischio fondamentale, atavico, che è quello della carenza idrica. E quindi coglieremo l'occasione poi per lasciare anche e per aprire un confronto, come lo stiamo aprendo e si è aperto grazie anche all'attività dei comuni della zona, per quello che è una risoluzione con un invaso nella Valle dell'Enza che diventa fondamentale. E quindi lasceremo un piccolo dossier a Di Maio, alla Spadoni, proprio perché questo tipo di problema va risolto. Poi ce ne abbiamo tanti altri su cui ragionare, come allevatori, che sono la direttiva nitrati, piuttosto che altre questioni che sono di estrema importanza. Io adesso lascerei la parola al collega, al vice delegato confederale Tizzano, Vitaggero Tizzano, per enunciare brevemente quelli che sono
i punti, i cinque punti che riteniamo, a parte le tematiche locali, importanti su un aspetto, come si dice, che è quello nazionale. Buongiorno a tutti, sono Vito Tiziano, vice delegato confederale di Reggio Emilia. Un benvenuto all'onorevole Di Maio e all'onorevole Spadoni. Noi oggi presentiamo una proposta che è la proposta di Coldiretti nazionale, quindi in tutta Italia, è una proposta che faranno tutti i nostri colleghi, perché noi vogliamo continuare sulla strada percorsa come Coldiretti, ma anche l'Italia ha fatto una buona strada e noi riteniamo che questa strada debba essere difesa, anzi rafforzata questa strada, nel senso dell'etichettatura che è la madre del Made in Italy, quello che ci ha salvaguardato il Made in Italy, una battaglia che è stata portata avanti da Coldiretti con convinzione e infatti ci hanno dato ragione. C'è un rischio però, è per quello che noi chiediamo all'onorevole Di Maio di difendere questa battaglia che noi abbiamo portato avanti, perché c'è il rischio grosso, perché la Commissione europea sta ridiscutendo di nuovo il discorso dell'etichettatura a livello europeo, togliendo quello che ha fatto l'Italia, quindi abrogando quello che abbiamo fatto e mettendoci in mezzo a tutte le altre nazioni che non hanno interessi nostri. Quindi l'Italia deve difendere quello che ha fatto e continuare a fare l'etichettatura obbligatoria di tutte le materie agricole, delle materie prime trasformate in agricoltura, e anche a costo di essere in infrazione europea. Credo che noi dobbiamo difendere, perché siamo convinti di questo. La Francia lo fa e lo fa convinta, e noi dobbiamo essere più convinti di loro e difenderci. Quindi da questo punto di vista chiediamo da parte vostra, da chi comunque andrà al governo, da chiunque andrà al governo, perché noi siamo convinti che questa è una battaglia importante per il Made in Italy e per l'agroalimentare italiano, che è imitato da tutti e tutti quanti vogliono danneggiarlo perché così si avvantaggiano gli altri. Quindi è importante difendere il Made in Italy. È anche importante fare sì che ci sia una fusione tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell'Agricoltura, perché si dividono i compiti e non si capisce bene cosa fa uno rispetto all'altro. Faccio un esempio per capirci: abbiamo fatto una battaglia importante gli anni scorsi con delle manifestazioni contro il governo, perché la società, la finanziaria del Ministero delle Attività Produttive, la SIMEST, finanziava le industrie italiane per fare stabilimenti fuori con manodopera straniera e materia prima straniera, per fare poi prodotti molto similari a quelli italiani, li rimandavano, facendo concorrenza interna a noi stessi. Ridicolo. Ci abbiamo messo quattro manifestazioni, finalmente hanno tolto i finanziamenti per fare le industrie all'estero. Quella non è internazionalizzazione, quella è delocalizzazione, che è contro gli interessi della nostra agricoltura. Quindi anche su questo portiamo una proposta di trasformare il Ministero dell'Agricoltura in Ministero del Cibo, e quindi una parte di quello che faceva il Ministero delle Attività Produttive portarle al discorso del Ministero del Cibo, perché così parte dal produttore al trasformatore e alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, quindi con gli interessi uniformi. Un'altra cosa importante che noi stiamo chiedendo e portando avanti è quello non rendere più segreti i dati dell'importazione, perché questo favorisce la speculazione a danno dei produttori agricoli. Sicuramente voi lo sapete, non lo sanno loro, ma in Italia i dati dell'importazione delle materie prime che arrivano da fuori non sono segretati. Ecco, credo che sia arrivato il momento di desegretare queste importazioni, perché si sappia dove arrivano le materie prime che vengono da fuori e dove vanno a finire per essere trasformate per diventare italiane. Questo non bisogna avere una tracciabilità, bisogna saperlo. Quindi se una società, un'organizzazione agricola o dei semplici cittadini o delle associazioni di cittadini consumatori vogliono avere i dati per poter capire dove finiscono i prodotti che arrivano dall'estero, le materie prime che arrivano dall'estero, si possono sapere. Oggi non si può sapere, è segretato. Quindi è importante sapere questo anche per capire le speculazioni che poi sono a danno dei produttori agricoli, dove vanno a finire. Quindi questo è importante. Un'altra cosa molto importante è la semplificazione. Noi siamo sommersi dalla burocrazia, si passa più tempo
a compilare fogli che a lavorare in azienda. Quindi anche questo è molto importante. Noi stiamo chiedendo che attraverso la sussidiarietà, quindi con i centri di assistenza agricola, si possa accelerare i tempi per poter erogare i soldi alle aziende agricole. Noi riteniamo che il governo debba avere un'attività di controllo, di verifica e di attenzione sulla tempistica dei pagamenti, perché c'è un problema serio. Noi, rispetto alle altre nazioni europee, noi paghiamo con un anno, 6 mesi, un anno dopo rispetto agli altri. Avere la liquidità è importante perché si può investire in aziende. Quindi anche questo, se ci dessero la possibilità come centri agricoli di poter fare noi le istruttorie, le facciamo molto più velocemente rispetto agli altri, il governo deve soltanto erogare e quindi accelerare i tempi anche di erogazione dei finanziamenti alle imprese agricole. L'ultimo dato che noi poi lasciamo il documento, sì, è una legge sui reati agroalimentari. Voi sapete che adesso, siccome la malavita vede che mangiamo tutti, quindi c'è un business molto importante, stanno andando a occuparsi soprattutto dell'agricoltura e dell'agroalimentare, e sono venute fuori diverse truffe molto pericolose, delle contraffazioni che molto spesso danneggiano la salute di tutti i cittadini. Le leggi attuali non servono a bloccare queste truffe e noi vorremmo che ci fosse una nuova norma che sia molto più severa rispetto a chi mette a rischio la salute di tutti quanti noi, insomma. Quindi questi sono i punti che noi abbiamo messo come Coldiretti, che poi le consegniamo perché vorremmo che condivideste queste nostre proposte. Grazie. Grazie. È anche bello come coltiviamo un grande amore d'Italia. Allora, buongiorno a tutti, grazie prima di tutto alla Coldiretti Reggio Emilia per ospitarci, grazie per la vostra presenza in questo posto storico e molto suggestivo. Per me è molto importante essere qui, potervi parlare e poter raccontare anche sulla scorta dell'esperienza degli ultimi 5 anni da vicepresidente della Camera e da parlamentare, cosa ho capito e cosa si può fare di meglio per questo paese, per aiutare questo settore, ma in generale per aiutare chi fa impresa, chi crea valore, chi crea lavoro. Io vengo da una famiglia che ha fatto per 30 anni impresa nel mondo dell'edilizia. Noi in questo settore qui abbiamo fatto sempre piccole imprese e i problemi sono sempre gli stessi, i problemi della burocrazia, i problemi legati alle norme europee, i problemi legati all'accesso al credito, agli investimenti. Il vostro settore è particolare. Prima di tutto perché rappresenta il volano, e su questo si sono utilizzate tante parole, se ne sono anche sprecate tante, ma rappresentano il nostro volano per il turismo, per l'export e per soprattutto lasciare sul territorio le attività produttive. Prima si parlava di delocalizzazioni, chi lavora qui e chi lavora in questo settore, chi viene da settori così importanti del Made in Italy, sa bene che restare in Italia è un grande valore aggiunto e resiste in Italia. Il problema vero è che nonostante tutto resiste in Italia. Io ho sempre detto e mi sono sempre vantato all'estero e anche qui nei comizi pubblici del fatto che l'Italia sia il secondo paese forza manifatturiera d'Europa, il primo paese per export, ha dei dati sulla produzione industriale notevoli, nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia. Quindi noi adesso come istituzioni non abbiamo, secondo me, tanto da vantarci di questi risultati, ma sicuramente dobbiamo ringraziare voi perché nonostante le situazioni avverse ci state facendo grandi nel mondo. Ed è anche grazie a voi che i flussi turistici aumentano, è grazie a voi che siamo nel mondo il paese delle cose ben fatte, delle cose che sono uniche. E detto questo, però, dobbiamo metterci al lavoro su quel nonostante e sulle cose che non funzionano. La prima cosa che voglio dirvi è che voi siete tra i primi destinatari delle norme europee. Il vostro settore probabilmente è uno di quelli su cui più incide l'Unione Europea nelle decisioni che prende. Al di là delle questioni singole, la prima cosa che dobbiamo fare
per vincere queste partite, come quella dell'etichettatura, ma anche come il regolamento sul made in e anche come i parametri di Basilea per l'accesso al credito che riguardano i vostri settori, la prima cosa è schierare i giocatori in campo. Il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles, il Parlamento italiano ne ha due e uno sta andando in pensione. Con questi numeri qui è inutile che sogniamo di vincere una partita se neanche abbiamo fatto la formazione 11 contro 11. Iniziamo da questo, perché le associazioni di categoria sono a Bruxelles e provano ogni giorno, nella fase di formazione dei regolamenti, delle direttive, di tutte le norme, a cambiarle per tutelare il nostro tessuto produttivo. Ma è la nostra, il nostro esercito di funzionari che manca lì. Perché non possiamo neanche illuderci che tutto dipenda dai parlamentari europei, in un'Europa in cui le grandi decisioni si prendono nella Commissione europea e nel Consiglio europeo. Poi a me piacerebbe dare più poteri all'unica istituzione che eleggiamo direttamente, che è il Parlamento europeo. Ma oggi tutti sanno che se veramente vuoi evitare che ti arrivi tra testa e collo un regolamento che continua a favorire un tipo di prodotto che non è quello italiano e colpisce quello italiano, devi combattere la battaglia quando si stanno scrivendo, devi andare a parlare con i direttori generali, devi andare a parlare con i funzionari. E noi abbiamo bisogno di mandare lì molte più persone del corpo diplomatico e dei funzionari che siano in grado di dire: guardate che in Italia abbiamo il 95% di imprese sotto i 15 dipendenti, che sono in alcuni casi indotto di quell'altro 5 che sono le grandi imprese. Quando a livello europeo invece si fanno le norme molto spesso sul modello delle piccole imprese francesi e tedesche che hanno 90 dipendenti. Ed è anche per questo che siamo tagliati fuori dai radar di tanti parametri come quello per chiedere prestiti in banca, per chiedere crediti in banca. Ma non possiamo pensare che tutto si risolva con l'iniziativa di un parlamentare, il cui Parlamento europeo tra l'altro non ha neanche l'iniziativa legislativa. Allora, intanto che passiamo più potere al Parlamento europeo, dobbiamo formare i nostri funzionari e mandarli lì a lavorare insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, perché veramente si possano tutelare i nostri interessi. Ed è anche per questo che in Italia non è un attacco alla pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di un'alta scuola della pubblica amministrazione che formi i nostri funzionari per le nuove battaglie che ci aspettano. A me preoccupa molto per esempio il nuovo trattato che si sta facendo col Giappone, che riguarda anche il settore del formaggio, infatti si arrabbia anche quel trattato lì, che su alcuni prodotti italiani ci favorisce, su altri invece si rischia di ritornare al problema del parmesan e di tutto quello che è stato, su cui si è pronunciata anche la Corte europea. Allora, anche in questa fase qua, noi dove siamo? Certo, questo è un momento in cui siamo molto incerti dal punto di vista politico, perché abbiamo comunque un governo che è in carica per gli affari correnti, ci saranno le elezioni il 4 marzo, ma dal 4 marzo la prima cosa che vi dico per riuscire a vincere le nostre e a raggiungere i nostri obiettivi in Europa è cominciare a schierare la squadra. E questo non dipende da quale colore politico abbia il nuovo governo, dipende da quanto vogliamo andare lì a fare lobby, tra virgolette, per il paese. La seconda cosa, io ho visto quando si fanno in questi 5 anni le leggi in Parlamento, al di là del fatto, e magari dopo ne parliamo nella fase della burocrazia, che in Italia ci sono già troppe leggi, quindi bisogna stare molto attenti a quelle nuove che si fanno, altrimenti rischiamo di rendervi la vita ancora più un inferno di quella che è. Ma quando si fanno, i vostri rappresentanti, i rappresentanti delle associazioni di categoria, dal punto di vista ufficiale, quale possibilità hanno di incidere sulla norma che si sta scrivendo? Dal punto di vista procedurale, possono venire a fare l'audizione in commissione, che è secondo me uno strumento che va molto potenziato. In questo momento, per raccontarvela, ci sono i parlamentari della Commissione che stanno scrivendo una legge sull'agricoltura. Un giorno convocano 10 rappresentanti di categoria, gli danno 10 minuti a testa e devono dirci tutto quello che si deve fare sulla legge dell'agricoltura. Ci depositano i documenti, perché poi ci lasciano un dossier come questo. Chi lo legge, chi non lo legge, chi è attento, chi è distratto, molto spesso la legge procede così come la si era concepita, senza ascoltare le osservazioni dei diretti interessati. Allora poi loro devono mettersi in moto, andare a parlare con i funzionari, andare a parlare col ministro, ma è tutta un'opera di mediazione che negli altri paesi europei invece è codificata. Loro devono avere in rappresentanza vostra la possibilità di presentare le proposte di modifica a firma Coldiretti, per esempio,
nella legge che riguarda l'agricoltura, e noi parlamentari ci dobbiamo prendere la responsabilità di bocciare le proposte che vengono a Coldiretti con la loro firma. Devono avere il diritto di incontrare il funzionario che sta scrivendo la legge sull'agroalimentare, perché noi parlamentari diamo l'indirizzo politico, ma le virgole e gli avverbi che a volte cambiano il destino di un'intera categoria nella legge le scrive il funzionario, e poi dopo c'è la fase di attuazione. Se parlate con tutte le imprese italiane, vi dicono nel 2011 avevamo approvato in Italia lo statuto delle imprese, che bene o male era stato un punto di caduta, a quanto ho capito, da tante associazioni che si occupano di imprenditori. Soltanto che quella legge che è stata approvata nel 2011 non è mai stata neanche attuata, cioè non sta funzionando, perché mancano i regolamenti attuativi. E allora un funzionario che non fa i regolamenti attuativi di una legge che è legge dello Stato va rimosso a un certo punto, perché la legge, se non sta funzionando, non serve a niente, abbiamo solo illuso gli agricoltori, gli imprenditori, i professionisti. Io queste cose le ho viste in questi anni, ho visto anche come si può ovviare a questa anche allontanamento, a questo distacco che c'è tra cittadini e istituzioni, utilizzando un po' di regole ferree, soprattutto nel mondo della rappresentanza. E poi c'è il problema della burocrazia. Io lo so, voi avete a che fare con AGEA, avete a che fare con le tante leggi, le tante certificazioni che vi costringono a fare delle procedure infinite, ma il problema è culturale qui. L'Italia ha 187.000 leggi ed è un problema culturale della politica, che crede di poter intervenire in ogni problema della vostra azienda, della vostra realtà produttiva con una nuova legge. La media è una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo. Ciò significa che alle 187.000 esistenti se ne somma una nuova ogni 2 giorni e mezzo a Roma, più le leggi regionali, più le norme europee. Voi praticamente ragionate almeno ad un anno con la vostra azienda, con i bilanci della vostra azienda, ma lo Stato vi cambia le norme ogni mezza giornata. Succede che poi avete bisogno di più professionisti che vi aiutino, i quali anche loro hanno bisogno di aiuto, perché in una fase di incertezza in cui le norme cambiano continuamente, anche i professionisti hanno serie difficoltà a interpretare quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Succede che gli enti fanno o le stesse cose, vengono a fare 2 enti lo stesso controllo in azienda, oppure succede che gli enti praticano uno sport molto diffuso che non è mia competenza, vado dall'altro ente, vado all'altro sportello. Questo fa parte di un problema che non è solo italiano. Io questo tema l'ho portato avanti per 3 anni come vicepresidente della Camera col Parlamento inglese, francese e tedesco. Tutti i parlamenti in Europa si stanno chiedendo come diminuire il numero di leggi, non come farne più velocemente. Ed è questo che deve cambiare. Pensate che in Inghilterra ormai i regolamenti parlamentari dicono che ogni nuova legge che si approva, 3 vecchie vanno abolite per diminuire la burocrazia. Ogni nuova legge che si approva, e se in quella legge si cita una vecchia legge, non si può fare il richiamo al comma 3 della legge 6, del comma 4, perché un paese che ha leggi incomprensibili non è democratico, questo ce lo dobbiamo dire. E poi sempre lì c'è una regola che dice che dopo che hai fatto una legge mi devi dare gli obiettivi, 1 milione di posti di lavoro. Dopo 2 anni c'è una commissione che controlla se quel 1 milione di posti di lavoro è stato raggiunto. Se non è stato raggiunto vuol dire che la legge è difettosa e va eliminata. Insomma, i programmi elettorali, io ho chiesto anche alle altre forze politiche di non fare programmi elettorali con l'elenco delle nuove leggi da fare. Ci sono delle leggi importanti da fare, come quelle per esempio penali che aumentano le sanzioni, ne abbiamo parlato prima, ma per diminuire la burocrazia. Oggi le imprese mi dicono, vi prego non fate più leggi sulla sburocratizzazione, perché ogni volta che ne fate create nuova burocrazia. Non fate più leggi sulla semplificazione, perché ogni volta che ne fate complicate ancora. Allora come si fa? Si deve fare l'elenco delle leggi inutili da eliminare. Dobbiamo iniziare a fare un elenco di tutto quello che non serve. E su questo chiedo anche, l'ho chiesto anche al Presidente nazionale di Coldiretti, lo chiedo anche a voi. Abbiamo istituito un portale che si chiama leggidaabolire.it, dove le associazioni di categoria possono farci una proposta su quello che secondo loro non serve. E io me lo ricordo nell'azienda di famiglia, passavamo il tempo a fare certificazioni che a volte, burocrazia, che a volte ci dicevamo, ma che senso ha? Se poi comunque l'ente viene in azienda a chiedermi le carte che io ho mandato allo Stato. E io gli dico, ma io ve le ho già mandate. No, noi vogliamo sapere solo se le avete in azienda, non vogliamo sapere cosa c'è scritto.
Il risultato è che 130 giorni l'anno in alcune parti di questo paese le imprese passano il tempo per 130 giorni l'anno a scrivere burocrazie e scartoffie, e altri 60 giorni l'anno in cui lo Stato viene nella tua azienda a chiederti quelle carte. Come si risolve questo? Invertendo l'onere della prova. Cioè, oggi, per come siamo considerati i cittadini dal fisco e dagli enti, siamo tutti disonesti fino a prova contraria. Dobbiamo passare il tempo a fare carte per dimostrare la nostra onestà. Dobbiamo ricominciare dalla fiducia, cittadino e istituzioni. Siamo onesti fino a prova contraria. Se io Stato voglio e devo verificare se qualcuno fa il furbo, io lo devo verificare non con decine di enti che fanno le stesse cose e gli stessi controlli. Devo incrociare le banche dati della pubblica amministrazione. È una cosa che noi chiediamo da anni, ma ci hanno provato anche i governi. Dobbiamo vincere le resistenze degli enti che detengono le informazioni e non le vogliono condividere, perché le informazioni sono potere. Ma se ci pensate, mettendo insieme le banche dati di Camera di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, Motorizzazione Civile, Comune, Regione, ma anche scuola per vedere tutte le questioni dei redditi sui figli, alla fine metti insieme queste banche dati e chi fa il furbo lo trovi. Però non si deve trasformare in una caccia alle streghe. Contestualmente dobbiamo mettere mano a quello che è il problema della tassazione. Ora dipende dai settori, però in generale in questi anni continua l'idea che stiano arrivando i robot, che stia aumentando la digitalizzazione dei processi produttivi. In alcuni casi è vero, anche nel vostro mondo stanno arrivando nuovi macchinari, nuovi settori che sviluppano i processi produttivi, ma il Made in Italy non potrà mai robotizzare tutto, perché altrimenti non sarà più Made in Italy. Il Made in Italy si fonda sull'artigianato, sulla manualità, su un'arte di chi produce il prodotto Made in Italy. Quindi nei prossimi anni, per tutelare il Made in Italy e renderlo competitivo, non solo servono norme severe contro la contraffazione e chi fa il falso Made in Italy, ma serve soprattutto fare in modo che quell'artigiano, che quella manualità, non costi il doppio di quello che gli dai nel netto in busta paga. E il costo del lavoro in Italia è assurdo. In Spagna dai 1.300 euro netti a un dipendente, a te datore costa 300 euro. In Italia dai 1.300 euro netti a un dipendente ti costa il doppio, e ci paghi anche l'IRAP sui dipendenti. Ora dipende dal tipo di settore produttivo, ma se vogliamo fare un discorso generale per stimolare l'occupazione e stimolare le imprese a assumere, dipende dal settore, ma dobbiamo abbassare il costo del lavoro. Come ha fatto la Spagna? Ha convinto la Commissione europea a superare i parametri del 3%, hanno preso un po' di soldi dal deficit, li hanno messi nell'abbassamento del costo del lavoro, lo stesso anno in cui noi abbiamo fatto più 1, loro hanno fatto più 3%. Questo significa che al di là del valore che ha il PIL, in ogni caso l'indicatore dà 3 volte tanto la crescita economica. Possiamo farlo anche noi in Italia? Secondo me non dobbiamo partire dal discorso del deficit, dobbiamo cominciare a mettere mano al bilancio dello Stato. Oltre 800 miliardi di euro è il bilancio dello Stato, secondo i vari piani dei commissari della Spending Review ci sono ancora 50 miliardi di euro da tagliare. Chi riuscirà a tagliarli? Chi non si nutrirà di quegli sprechi? Io non voglio fare polemica, però è complicato pensare che chi si nutre di un ente inutile politicamente lo possa abolire. È complicato pensare che chi si nutre di un privilegio lo possa abolire. La vera grande sfida è riuscire a fare in modo che chi mette mano ai piani di spending review, che è una parola inglese che ci piace tanto in Italia per dire taglio della spesa improduttiva, abbia la libertà per farlo e non sia bloccato dai veti della propria forza politica o all'interno del proprio governo. Noi non vogliamo prendere un altro commissario alla spending review che faccia un altro studio. Per me il piano Cottarelli ha dei punti di partenza ottimi che ci permettono di recuperare miliardi di euro, partendo dalle 8.000 partecipate in Italia che ci costano un botto solo di consigli di amministrazione, che dobbiamo riorganizzare. La partita dell'agricoltura italiana, del made in, dell'agroalimentare si gioca sulla credibilità dello Stato ai tavoli europei e allo stesso tempo sul rispetto delle norme interne. Io accolgo con molto piacere l'idea del Ministero del Cibo. Ho preso un impegno con gli italiani che è quello di presentare la nostra squadra di governo prima delle elezioni politiche, perché voglio che gli italiani conoscano anche quali saranno i nostri ministri di riferimento per ogni settore. Anche voi come rappresentanti e portatori di interessi dovete conoscere il vostro ministro di riferimento.
e nella nostra squadra conoscerete il nostro ministro del cibo, candidato del Movimento 5 Stelle, prima delle elezioni. E questo è un obiettivo che ci diamo, anche perché ho avuto modo più volte di parlare col presidente Gismundo, con altri del vostro settore, e il tema di unire le competenze in un unico dicastero che consenta di gestire a 360 gradi questo mondo non è solo un'esigenza del vostro mondo. Siamo anche vittima del fatto che sullo stesso tema ci sono 10 ministeri che hanno la stessa competenza e si sovrappongono e non riescono a fare politiche coordinate. E voi allora avete enti, anche come la GEA, che ha serie difficoltà ad interfacciarsi con voi per una semplice ragione: risponde a troppi input e ha creato troppe linee di gestione dei processi. So che voi avete a che fare con i bandi europei più di tutti quanti gli altri, avete a che fare con i finanziamenti europei più di tanti altri. Lì la vera grande sfida per sburocratizzare, perché anche l'Unione Europea è altamente burocratizzata e ci scarica addosso burocrazia, perché lo fa sul modello di imprese molto più grandi delle nostre italiane, che sono in altri paesi. E lì la vera sfida è fare in modo che quando si scrivono quei bandi noi ci siamo. Vale anche a livello regionale, vale anche a livello nazionale di ministero. Dobbiamo essere in grado di trasmettere le esigenze di coloro che sono operatori del settore e far funzionare il meccanismo per il meglio. Come vedete, nulla è semplice. Vi sto raccontando di esperienze che abbiamo avuto in questi anni e che comunque hanno messo in evidenza anche tante difficoltà. A volte ci riesci, a volte no. Però posso dirvi che dal 4 marzo in poi ci sono delle cose che aspettiamo da 30 anni che non possono aspettare più. O si fanno, oppure seriamente abbiamo delle difficoltà come Italia ad essere competitivi a livello nazionale. E la sera del 4 marzo potremmo arrivare come Italia ad avere una forza politica o una coalizione che avrà la maggioranza assoluta, oppure potremmo essere in una situazione in cui la maggioranza assoluta e quindi i numeri per far governare una parte non ci siano. Io vi dico, lo voglio dire ad un settore produttivo come il vostro, che è anche preoccupato di quello che può avvenire la sera del 4 marzo, la sera delle elezioni, che noi non abbiamo intenzione di lasciare il paese nel caos. Se non ci saranno i numeri per governare da soli, faremo un appello pubblico, metteremo a tutti i gruppi parlamentari sul tavolo i nostri 20 punti, i punti di cui anche abbiamo discusso oggi per la qualità della vita degli italiani, per migliorarla. Chiederemo agli altri di mettere insieme le altre priorità che hanno per il paese, in linea con dei valori generali che possiamo condividere, e daremo un governo a questo paese. L'importante è che non si rientri nello scambio di poltrone, giochi di potere. Al centro devono tornare i temi che vi riguardano, altrimenti rischiamo di finire sempre nelle solite dinamiche politiche di cui non ne possiamo più, ma immagino che voi non ne possiate più, dovete sopravvivere a questi 35 giorni di campagna elettorale, in cui vi auguro di poter incontrare tutte le forze politiche in modo tale da poter sottoporre questo programma a tutti, e magari ci segnalate anche le adesioni. Io vi ho detto su quali sono d'accordo, loro vi diranno le loro, in modo tale che ci portiamo avanti con il lavoro dopo il 4 marzo. Siamo una democrazia parlamentare, io credo molto nel valore del Parlamento, che deve tornare ad avere il suo ruolo cruciale e farsi rispettare anche da enti sovranazionali come l'Unione Europea, che a volte tendono a ingerire troppo nelle dinamiche nazionali. Il regolamento del Made in, concludo, ne è l'esempio. Il Made in Italy, se fosse un brand, potrebbe essere il terzo brand più famoso al mondo, dopo Coca-Cola e Visa. Ed è per questo che si era avviato il regolamento per regolare meglio il Made in a livello europeo, quindi il Made in France, il Made in Italy, ma poi tutti si sono resi conto che li avremmo battuti ma veramente 10-0 per la qualità che abbiamo noi e per il potenziale che abbiamo, e si è bloccato, si è inceppato. È lì che dobbiamo invece andare a riprendere queste norme, e mi fa piacere che lei abbia detto anche a rischio di sanzioni tuteliamo i nostri prodotti con l'etichettatura. Io sono d'accordissimo, non sempre tutto quello che c'è scritto nei parametri e nei blocchi europei è giusto, è legale, ma non è detto che sia giusto, e per questa ragione dobbiamo avere anche la forza come Italia di dare dei segnali forti per difendere i nostri prodotti, perché sono la nostra più grande ricchezza. Difenderli
da ciò che è permesso e non è giusto e da ciò che non è permesso e viene violato. Penso a tutte le derrate alimentari che entrano in maniera abusiva nelle dogane europee, e non sempre è un problema di dogane italiane, ma a volte di dogane del Nord Europa, di porti del Nord Europa che sono un colabrodo, che stanno facendo entrare delle derrate alimentari che non potrebbero stare nel mercato unico a quelle condizioni. Anche per questo lo sblocco del segreto sui prodotti che entrano ci aiuterebbe molto a capire quali sono i flussi. Io sono ottimista perché l'Italia, nonostante tutto, è ai vertici di tanti risultati come paese europeo, ma può staccare tutti se riusciamo a lavorare ancora di più in squadra. Credo che le associazioni di categoria del mondo dell'agricoltura abbiano fatto un ottimo lavoro di squadra in questi anni, anche di mediazione con i ministeri, ma anche con l'opposizione. In Commissione Agricoltura c'è sempre stato un ottimo rapporto anche con i nostri, e lo stesso vale tra noi e la maggioranza, perché abbiamo sempre cercato di mettere al centro quelli che erano gli obiettivi comuni. Lo dobbiamo fare come spirito di squadra anche a livello nazionale su tutti gli altri temi, e per quanto riguarda i temi specifici del territorio, io credo molto nel dialogo con le comunità. Quindi nelle varie esigenze, anche quella che lei citava, il dialogo con il territorio, capire il cronoprogramma, capire quanto tempo abbiamo avanti per affrontare un tema e le soluzioni migliori per affrontarle, sono sempre il modo migliore per riuscire a risolvere una questione, senza come dire, soluzioni calate dall'alto oppure soluzioni condivise che poi non trovano mai la luce perché abbiamo il problema della burocrazia e della mancanza di investimenti. Le politiche pubbliche non si fanno con nuove leggi, secondo me bisogna mettere a posto qualche legge, ma le politiche pubbliche si fanno con la fiscalità e con gli investimenti economici, che è una legge che si chiama legge di bilancio, e la si fa a fine anno per permettere a voi l'anno dopo di avere un quadro chiaro di quali tasse pagare, di quali investimenti sono stati fatti e di quali agevolazioni potete avere. Ma così non è andata, perché si faceva una legge di bilancio a dicembre, poi la tassazione cambiava a febbraio, poi gli investimenti cambiavano ad agosto, e magari si davano gli incentivi per costruire un capannone come questo e poi dopo 2 anni vi mettevano l'IMU sul capannone senza avervelo detto. L'avevate costruito accedendo agli incentivi e poi ci avete dovuto pagare l'IMU sui beni strumentali. È una continua incertezza del diritto che crea sfiducia nelle istituzioni e poi mancanza di giustizia. Se vogliamo metterci di nuovo al lavoro per lasciare in pace chi crea valore e chi crea lavoro come voi, dobbiamo farlo mettendo al centro i soldi delle tasse degli italiani e non il cambio continuo delle norme. Così anche la giustizia potrà lavorare meglio, potrà lavorare più velocemente e anche l'accesso al credito sarà di nuovo permesso. In altri paesi europei c'è la banca pubblica degli investimenti, che è una banca pubblica che concede alle imprese prestiti quando le imprese private chiudono, quando le banche private chiudono i rubinetti. Beh, la banca pubblica degli investimenti fa tremare tutti, perché quando sentiamo banca pubblica ricordiamo le brutte esperienze del passato, e io posso essere anche d'accordo, ma dipende sempre da come costruisci la governance, sei indipendente o dipendente dalla politica. Vi dico però che le ultime banche del territorio che avevamo stanno andando via dai territori, perché si sono fatte delle riforme che le spostano anche quelle verso la finanza internazionale. Noi dobbiamo riportare le banche sul territorio a dare crediti e investire su coloro che creano valore, economia e lavoro, e per farlo abbiamo bisogno di espedienti come esistono in tutto il resto d'Europa e che io ho visitato, come la banca francese, la banca tedesca e la banca spagnola, che oggi stanno dando, invertendo il trend sui crediti e gli investimenti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e mi avete onorato di questo incontro qui. Grazie davvero.